che vuole imporre una visione virtuale della realtà e non la realtà stessa. Questo è il problema. Continuo a non capire. Cioè, se io... nero, si chiama nero, giustamente. Allora io le faccio, la domanda. Facciamo un parallelismo, così lo riporta sul giornale che vedi. Se io le dico, domani uscirò con un mio compagno, lei cosa pensa? Che sono un comunista leninista? Non lo so, se è il suo compagno, ma è soltanto suo compagno. È vero o no che lei non crede di me che io sia un comunista leninista se dico domani esco con un mio compagno? Se io lo dicessi domani esco con un mio camerato, lei cosa crede? Ma che sono un fascista, vero? Altre parole, è vero o no? Allora perché il compagno, che è una terminologia usata dal comunismo leninismo, non viene automaticamente associato a questa ideologia e invece il camerata sì? Quello che non capisco è tutto di sentimento che si viene a creare tra persone che condividono la stessa camerata. Per estensione si usa nello sport e si usa in tantissime altre realtà. Il cameratismo collegato invece all'idea politica del ventennio è una delle terze definizioni dei vocabolari, alla stessa stregua del compagno usato per il leninismo comunista, solo che voi, della Sette e qualcun altro, è abituato ad associarla a questa idea. Ma quanto esagerato! Lei rivendica il fatto che le cose non chiamano i loro nomi, però lei non può essere chiamato fascista. Perché non lo sono, così come non sono omofobo. Se io fossi omofobo e vedessi il signore che è notoriamente omosessuale, scapperei, perché omofobia vuol dire intolleranza, paura irrazionale di chi ha un orientamento sessuale diverso dal mio. Stai rispondendo? Che fa? Interrompe. Quindi vede, l'omofobia, che ha un suo significato e che è una malattia mentale, viene invece estesa a chi, per esempio, ritiene antipatica l'ideologia di genere. No, io dico no, a me non sta bene che uno si svegli la mattina e si senta una donna, ecco, divento immediatamente sbagliato, perché non vuol dire questo modo. Se io dico me ne frego, divento un fascista, sbagliato, che non c'entra nulla col fascismo. Se io dico che c'ho un camerata, divento un fascista, sbagliato, perché non c'entra assolutamente nulla. Quindi siete voi che fate gli accostamenti sbagliati. Ecco il perché. Essere definito fascista è sbagliato. Se io invece facessi l'apologia del fascismo e dice, allora sì, sarebbe corretto, ma è una cosa che io non sto facendo. Così come quando io dico che esco con un compagno, nessuno mi dice che sono un comunista. Perché da una parte non lo si dice e dall'altra invece si ha fatto un discorso più complesso. No, la complessità è uno strumento per nascondere la verità. No. Quando non si vogliono dire le cose, io ho studiato ingegneria, l'arte dell'ingegnere è quello di prendere un problema complesso e ridurlo in tanti problemini semplici che si possono risolvere. Quindi le complessità si risolvono in questa maniera. Mi dica, signora. No, perché io non la volevo neanche più rifermare, però agganciandomi a quello che stava dicendo lui, lei ha detto, non bisogna vergognarsi dei nostri nonni. Allora cosa vuol dire? I nostri nonni sono anche fascisti, no? Ma infatti, mio nonno che ha partecipato all'impresa di Fiume ne ha un grandissimo rispetto, ha combattuto per la propria patria e per i propri ideali, perché lo dovrei rinnegare? Quindi, diciamo, traslando la cosa significa... L'impresa di Fiume che non c'entra nulla con il fascismo. Sì, però... Mi dica una cosa, suo nonno, no? Avrà vissuto nel 22-43, immagino. Certo. E quindi se ne vergogna? Mio nonno in particolare comunque non era... Se ha vissuto dal 22 al 43, se doveva lavorare doveva avere la tessera. Io non ne vado fiera, cioè io dico, io mi vergogno, non lo so, però io dico che nessuno va fiero, diciamo, di chi ha dovuto piegarsi al fascismo durante il ventennio, sia pure per lavorare. Io dei miei anni ne vado fierissimo, non fiero. Ma non sono, ma vede, l'andare fiero dei propri anni e dei propri nonni, dei propri predecessori. Probabilmente io e lei abbiamo un antenato comune che ha fatto strangolare Vercingetorige dopo che era stato imprigionato per 20 anni in una prigione. Lei si vergogna di questo suo antenato comune? Io no.
faccia. Basta. Lei si vergogna del suo trisavolo che ha combattuto durante le battaglie napoleoniche? Io no. Io no. Io no. E questa è la realtà. Io no. Perché questa è una storia che va contestualizzata nel momento in cui si è svolta. È inutile che lei cerca di giudicare oggi, con i parametri di oggi, ciò che si è svolto 100 anni fa. Non ha nessun senso, la storia non è fatta in questa maniera. Beh. La Jody, la storia non accetta giudizi morali. Lei, chi era il bravo tra Cesare e Pompeo? Me lo dica. Chi era il bravo tra Cesare e Pompeo? Perché? Eppure l'ha ucciso. Perché la storia racconta. No, la storia non dice chi è bravo. No, 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 no. Perché la storia racconta chi vince. La storia, la storia non dice chi è bravo uno e chi è cattivo l'altro. La storia racconta i fatti. I fatti. Poi lei li interpreta, così come interpreta le mie parole. La storia racconta i fatti, punto. Se no fa filosofia della storia, se lei li vuole giudicare i fatti, non fa storia. Io li voglio giudicare, non è mio compito. Quindi chi era più bravo tra Cesare e Pompeo? Non voglio giudicare. E tra Mussolini e qualcun altro invece sì. Come mai? Perché ci sono dei fatti, degli esiti, sono politiche che hanno ma gli esiti tra Cesare e Pompeo sono forse ancora più grandi. Forse li conosco meno. No, perché glielo sto spiegando, perché la cosa che si fa coincidere col mio nome è falsa. Cioè il fatto di dire che visto che Vannacci dovrebbe evitare di fare me ne frego, no, perché lei sta schieggiando a quella lettera. No, perché è profondamente sbagliato, perché se io chiamo camerata il mio camerato Fabio Filomeni, lo chiamo così perché lui ha condiviso con me 37 anni sotto le armi, abbiamo combattuto insieme, abbiamo rischiato la nostra vita insieme, ed è quello il termine appropriato per definirlo, non ce ne sono altri. Io sono mediamente intelligente e capisco benissimo dove vuole arrivare e non sono d'accordo. Se io non sono d'accordo con l'ideologia di genere, non mi potete dare dell'omofobo, perché non sono omofobo. Perché non scappo come Dracula di fronte al crocifisso quando vedo un omosessuale.